In un mondo mitologico pieno di divinità e creature divine, c'era una figura molto piccante, la dea delle notti stellate, Selene. Selene era famosa per la sua bellezza mozzafiato e per la sua capacità di far innamorare chiunque la guardasse. Ma c'era un problema. Selene era terribilmente distratta. Un giorno, mentre fissava la luna piena, si accorse che il suo amato libro di incantesimi era sparito. Selene, disperata, chiese aiuto al tritone marino Duncan, noto per essere un abile detective. Duncan si tuffò nelle profondità dell'oceano alla ricerca del libro e scoprì che era stato rubato dal malvagio tritone Erebus, desideroso di usarlo per alterare i destini degli dei. Con astuzia e coraggio, Duncan riuscì ad infiltrarsi nel palazzo di Erebus e a recuperare il libro, sventando così il suo piano malvagio. Selene, grata per l'aiuto di Duncan, lo nominò il suo protettore ufficiale e lo ricompensò con un magnifico guscio marino incantato che gli conferì poteri soprannaturali. E così Selene, la distratta dea delle notti stellate, e Duncan, il tritone investigatore, formarono un'inaspettata ma potente alleanza per mantenere la pace nel regno divino. E anche se Selene continuava a perdere il suo diadema lunare e Duncan continuava a confondere il nord con il sud, insieme riuscivano a risolvere ogni mistero divino che il destino avesse loro riservato.